bella questa canzone di The Weeknd insieme a Daft Punk. Restate con noi. One Station. One Station Radio. Fun Club. One Art. One Station Fun Club. One Station. E si parla di arte all'interno di Fan Club ogni martedì tra le 20 e le 22 qui su One Station Radio. E non lo faccio da solo, ma lo faccio in compagnia di un artista tutto tondo che avremo poi modo di conoscere sempre meglio nel corso delle puntate, perché ormai non me la faccio scappare più. In un rosso sfavillante, la nostra Teresa Capasso. Buonasera Teresa. Buonasera, quanti complimenti, quasi mi imbarazzo. Di la verità, di la verità. Ma questo rosso natalizio, ma complimenti. Serve ad alzare un po' l'umore. Assolutamente, anche perché ce ne vuole tanto, diciamo, di voglia di alzare l'umore, e quindi se tu lo fai col tuo rosso siamo tutti più contenti. Però, cara Teresa, raccontaci un po', perché io casualmente ho scoperto che te sei di Somma Vesuviana, dove noi abbiamo i nostri studi, e a Somma Vesuviana accade una cosa bellissima che tu adesso ci racconterai, perché viene proprio dall'arte, dall'ingegno delle nostre risorse campane. Vai Teresa, che succede a Somma? Allora, siccome poni l'accento sul fatto che sono a Somma Vesuviana con il nostro progetto che si chiama Basso Room Gallery, io direi che un accento va messo su questa cosa qui, perché tu mi hai detto che sembrava non appartenesse a questo luogo, o comunque le operazioni che facciamo hanno probabilmente un sapore nazionale o addirittura internazionale, e vorrei vantarmi di questo. Quindi perché... Basso Room Gallery si chiama? Basso Room Gallery. Basso vuol dire il basso sì. A bordo strada. Bene. Room Gallery, quindi è una galleria d'arte fatta all'interno di un basso. Esattamente. Dove tutto questo? Una galleria d'arte, ma noi amiamo definirci un progetto a tutto tondo sull'arte contemporanea. Facciamo mostre di arte contemporanea, che vuol dire pittura, scultura, installazioni, video arte, performance art. Abbiamo fatto veramente da quando esiste questo progetto, e cioè dal 2017, tante ricchissime esperienze. Abbiamo ospitato artisti praticamente da tutta Italia e anche qualcuno dall'estero che ha apprezzato molto. Fantastico. E dove si trova questo vascetiello, questo basso allestito artisticamente, e soprattutto grazie a chi potete fare queste cose, e all'interno di questo basso che ci avete messo, Teresa? Dunque, il progetto è nato nel centro storico di Somma Vesuviana, che è chiamato Casa Male. Già la parola è tutto un programma. In questo centro storico, 4 anni fa, alcune associazioni del luogo hanno messo a nuovo dei bassi abbandonati, perché avevano poca destinazione d'uso, e hanno pensato di affidarlo a due artiste, che siamo io, Teresa Capasso, e Mary Pappalardo, la mia cara socia, che saluto. E saluto Mary. E ci hanno affidato questo luogo per portare arte e soprattutto artisti con la loro presenza qui al centro storico, a Somma Vesuviana. Quindi vi hanno detto: abbiamo due bassi, tre bassi, quello che è uno, insomma, rendete questi bassi dei capolavori d'arte. E voi che cosa avete fatto? Dunque, noi abbiamo iniziato con una mostra collettiva dove, udite udite, erano presenti ben 100 opere d'arte, ovviamente di formato molto piccolo, il formato era come uno screen di un telefono, 7 cm per 12. Questa fu un'idea proprio di Mary Pappalardo, che invitò più di 40 artisti, quindi con 100 opere, dando inizio a questa bellissima iniziativa, questo progetto all'interno del centro storico. Da lì in poi abbiamo pensato di concentrarci su un artista alla volta, per cui abbiamo ospitato artisti che ci hanno chiesto di venire a lavorare in questo territorio, ispirandosi proprio a quello che dà la zona vesuviana, e in particolare il centro storico, portando il loro vissuto, i luoghi da dove provengono, nei viaggi che hanno fatto, e la loro storia. Senti, Teresa, ma coloro che sono intorno, no? Gli abitanti del posto, come hanno preso questa iniziativa? No? Siete entrati praticamente in un luogo dove altre persone poi ci abitano intorno.
Sì, questa è la cosa più bella in realtà, è quello che ci spinge costantemente ad andare avanti nonostante in questo momento non abbiamo più un luogo fisico, ma lo stiamo cercando perché stiamo pensando in grande, poi magari ti dico cosa stiamo pensando, e le persone del luogo ci accolgono sempre a braccia aperte. Ogni inaugurazione di ogni mostra che abbiamo fatto, che si sono come dire, avvicendate ogni mese e mezzo circa, sono state sempre piene di cittadini di Somma Vesuviana e non solo, e proprio degli abitanti del borgo, quindi abbiamo avuto le vecchiette del borgo che ci portavano le conserve da aggiungere ai nostri aperitivi artistici, o qualcuno che ci ha offerto del buon vino locale, prodotti tipici che insomma noi cerchiamo sempre di promuovere insieme all'arte, e questa cosa qui è interessante, è no? Piaciuta tanto. Ti volevo fare l'ultima domanda prima di salutarci, ma se visto che noi ci ascoltano un po' da tutta Italia, no? Se qualcuno volesse entrare in contatto con questa realtà, anche attraverso i social, che cosa deve fare? Allora, assolutamente può trovarci sui social network, Instagram e Facebook, con il nostro nome, Basso Room Gallery, oppure contattare direttamente me e la mia socia con ai nostri siti personali, teresaxcapasso.com e marypappalardo.it. Ci potete contattare, messaggi privati, telefonare attraverso le pagine. Anche se, diciamola tutta, Basso Room Gallery si trova sia su Instagram che su Facebook. Teresa, io ti devo ringraziare. Grazie a te, sei carinissimo. Aspetto ovviamente di venirti a trovare fondamentalmente in questo basso bello allestito. Buona serata, grazie Teresa. Buona serata, grazie ancora e a presto.